la seconda menzione è stata data invece a un progetto Working in the Nature a Varese. L'architetto è Luca Compri della LCA Architetti. Loro credo non siano presenti per ritirare il premio, comunque facciamo un applauso perché comunque... Adesso vogliamo andare un po' di cosa perché ci piace ascoltare i progettisti, no? Quindi abbiamo interesse a farvi vedere anche i progetti, giustamente. Adesso passiamo alla seconda categoria del premio che riguarda le ristrutturazioni e il restauro. Abbiamo un progetto vincitore di cui io leggo la motivazione: è il restauro scientifico dell'ex refettorio Sant'Ilaro a Faenza, progettisti l'architetto Paolo Rava della Più 4 Studio. Il restauro scientifico dell'ex refettorio è un progetto che sviluppa la problematica dell'intervento di restauro e recupero in un tessuto storico, consolidato con un atteggiamento pragmatico e in parte sperimentale, rivolto all'efficienza energetica e alle biotecnologie del settore edilizio. Situato nelle vicinanze delle antiche mura pre-manfrediane di Faenza, l'edificio storico risale al XVII secolo, in quanto refettorio del convento aggregato della chiesa di Sant'Ilo risalente al 1100. Nei secoli subisce trasformazioni e danneggiamenti. Il progetto, che punta ad una destinazione uffici e servizi connessi, opera sui parametri del sistema energetico, radiazione solare, morfologia delle falde, regime estivo invernale, eccetera, per realizzare coerentemente involucri ed impianti che possono configurarsi come, queste sono parole di Paolo Rava, un restauro energetico e scientifico, un po' un suo modo di vedere il processo di trasformazione sull'edilizia storica. È apprezzabile per un fabbricato di questo tipo la scelta impiantistica del sistema pompa di calore con ventilazione forzata a servizio di un involucro ben isolato dopo il processo di ristrutturazione. Quello che in altri casi, anche all'interno del presente concorso, ha creato perplessità in termini di efficienza e sostenibilità, appare qui come il risultato di una progettazione edificio-impianto estremamente accurata e dettagliata. Paolo Rava, se vuole avvicinarsi. Abbiamo sempre il professore Palmacoli. No, anche in questo caso sono, come si dice, felicissima di premiare un altro, come si dice, in questo caso romagnolo, quindi così siamo anche pari in Emilia Romagna, perché sempre che stiamo molto attenti. No, devo dire, sono contenta perché anche in questo caso si tratta, come nel caso precedente, anche proprio di un recupero, e quindi anche qui si dimostra come ormai si possa fare, cioè sono fattibili anche con soluzioni, come dicevano quelli della giuria, che sono soluzioni davvero, come si dice, importanti, nel senso che danno i risultati, perché il tema è sempre quello di avere i risultati, quindi davvero complimenti, sono, ripeto, orgogliosa di questa nostra regione, insomma, così come sono contenta che tanti altri da altre regioni abbiano partecipato, ma questo pezzettino lasciatemelo perché ogni tanto mi salta fuori, insomma, questo orgoglio emiliano-romagnolo. Grazie davvero, architetto, e grazie a tutto il suo staff. Grazie mille. Volevo dire solo una cosa, perché a parte l'Emiliano Romagnolo abbiamo anche noi una donna, quindi vuol dire siamo palestrati, perché stamattina mi sembra che il genere sia una linea importante da sottolineare. Volevo dire che il nostro studio è uno studio resiliente, perché sono 30 anni che mettiamo in campo questo tipo di strategia, e quindi la resilienza secondo me è un elemento importante che l'Italia dovrebbe cominciare a percepire. L'altra cosa è un edificio prototipo che dimostra che in una edilizia storica si può anche identificare un processo di consumo zero. È una sfida. Io prendo le parole dell'assessore perché è interessante identificare il fatto che la sfida per l'italiano diventa un lumicino che diventerà anche un faro, e quindi speriamo che questo sia l'elemento che ci porterà a essere progettisti. Grazie.